Ciao amici di Radio Epicentro, bentornati nella nostra rubrica Ad Asciano si fa. Andiamo a vedere tutti gli eventi del mese di dicembre. Per tutto il mese, il mondo contadino Arnesi del Mestiere, la mostra a cura di Proloco di Asciano, Associazione Arca e in collaborazione con il Comune di Asciano, espone una selezione di strumenti ed oggetti legati alla vita contadina, raccolti nella collezione privata di Renato Mencarelli. Allestita all'interno del Museo Palazzo Corboli, con ingresso gratuito, è visitabile al seguente orario: sabato dalle 14 alle 17, domenica dalle 10 alle 13 e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Gli artisti del Garbo aprono le porte alla mostra di Natale 2019. In questa esposizione, oltre alle nuove opere, possiamo vedere ed apprezzare le 5 opere degli artisti del Garbo per la solidarietà 2019. La mostra sarà aperta e visibile durante tutte le feste natalizie. Domenica 8 dicembre, uno degli appuntamenti della Festa della Solidarietà è la Santa Messa alle ore 11 in Basilica d'Asciano. La Santa Messa è per tutte le associazioni del nostro paese. Sabato 14 dicembre venite con noi a festeggiare i 10 anni di Radio Epicentro presso la Rumba Caffè. Tutte le informazioni dell'evento le troverete nei nostri canali social. Alle ore 15.30 vi aspettiamo al Palagrandi di Asciano, dove le nostre associazioni sportive del territorio saranno protagoniste di un pomeriggio all'insegna della solidarietà e della condivisione. Domenica 15 dicembre l'associazione Il Ponte organizza, a partire dalle ore 16, Babbarbia, presso la palestra di Viale Toscana ad Arbia. Ci saranno tanti laboratori, gonfiabili e giochi per grandi e piccini, nell'attesa dell'arrivo di Babbo Natale, che porterà regali per tutti. Domenica 22 dicembre, auguri alla popolazione. Nel pomeriggio, la Filarmonica di Asciano farà il giro degli auguri per augurare a tutti buone feste. La banda di Babbi Natale suonerà melodie natalizie partendo alle ore 16 alla Casa di Riposo, per poi arrivare fino al centro storico verso le ore 17. Mentre alle ore 21, nei locali della Filarmonica di Asciano in via Mameli, ci sarà il concertino di Natale con la Young Band della Filarmonica e il saggio degli allievi della Scuola di Musica. Sabato 28 dicembre, festa a Palazzo Bandinelli. La quarta edizione della festa è dedicata a Francesco Bandinelli, proprietario di Palazzo Bandinelli, l'attuale Museo Corboli. Una rappresentazione teatrale ad ingresso libero che vi farà ripercorrere alcuni momenti della vita del trecentesco proprietario del palazzo, alle ore 16 presso il Palazzo Corboli. Fino al 31 dicembre vi ricordiamo che sarà possibile visitare la mostra La medaglia olimpica di Giuseppe Cassioli tra arte e sport. Inoltre, per quanto riguarda tutto il programma della Festa della Solidarietà 2019, potete fare riferimento alla pagina Facebook Asciano Solidale. Per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività e su tutti gli appuntamenti del paese di Asciano, seguiteci sui nostri canali social. Ciao!